Benvenuti a tutti ragazzi e bentornati. Oggi parliamo di un brand, di un profumo che nel tempo mi ha veramente molto stupito e mi ha estasiato. Come sapete bene, per chi mi conosce un pochino meglio, sono un forte amante dell'iris e per questo sono sempre un pochino alla ricerca di tutte quelle fragranze che lo contengono. Questo profumo di cui andiamo a parlare oggi ed approfondirlo un minimo è una fragranza che interpreta l'iris in maniera molto molto particolare, molto intensa, scura, profonda, in maniera dark, riportandoci in un viaggio olfattivo che ci porta appunto in Estremo Oriente praticamente, perché stiamo parlando di un brand appunto che nasce in Oman, un brand omanita, e sto parlando di Amouage, un brand affermatissimo e molto pregiato nel mondo della profumeria artistica di nicchia mondiale, un brand amato da moltissime persone, molto molto costoso perché le sue fragranze costano tanto. Questo è un profumo che costa tanto, ma che secondo me è veramente un profumo qualitativamente buono. E sto parlando appunto di Amouage Interlude Black Iris. Ma prima sigla. Bentornati a tutti ragazzi. Allora, questo profumo è una fragranza che Amouage ha rilasciato da poco tempo. Infatti, se non erro, dovrebbe far parte di una delle ultime uscite negli ultimi anni ed è una reinterpretazione un po' più occidentale della fragranza Interlude. Infatti, porta praticamente il nome del classico Interlude con l'aggiunta del Black Iris, perché qui abbiamo all'interno il rizoma d'iris che gli dà una polverosità a questo profumo, ma non è un iris, diciamo, di quelli talcati, puliti, ma un profumo oscuro, profondo, denso e fortemente orientaleggiante, anche se lo ritengo molto più indossabile per quello che mi riguarda anche da noi in Occidente. Abbiamo una concentrazione degli oli essenziali di oltre il 25%, quindi una fragranza che dura veramente tanto nel tempo, ha una bellissima scia e una bellissima durata su di noi. È una versione appunto rivisitata, più raffinata e occidentalizzata del classico Interlude, perché abbiamo appunto in aggiunta l'iris con note di violetta, di rosmarino e foglie di violetta che sono state ammorbidite. Quindi abbiamo una fragranza leggermente più indossabile, anche se rimane sempre molto molto strong. Allora, io sto leggendo qui le varie note olfattive che ho preso dal produttore. Naturalmente queste sono delle note che vengono rilasciate, poi è naturale che ce ne siano delle altre più diciamo nascoste e meno. Allora, la famiglia olfattiva è speziata legnosa. Abbiamo in testa il bergamotto, il rosmarino e foglie di violetta. Poi abbiamo nel cuore l'iris, l'ambra, l'incenso, il cisto, la mirra, la vaniglia e poi abbiamo il cuoio, l'oud, il patchouli, il sandalo ed il legno di cedro. Questa fragranza appunto comincia la sua evoluzione partendo dalle note naturalmente di testa, molto praticamente fresche, ma vengono subito coperte dalle note olfattive di cuore e di fondo che prendono quasi nell'immediato possesso della fragranza. Io l'ho spruzzato da qualche minuto su questa mouillette perché ho un campioncino da 5 ml. Allora, l'apertura è veritiera, quindi abbiamo questa apertura quasi fresca grazie a questo bergamotto, ma viene subito coperta dalle note di iris che ha una polverosità dark, scura, profonda, dall'incenso, dall'oud, dal cuoio, dal patchouli. Quindi abbiamo una fragranza fortemente, fortemente scura, evocativa di questo deserto, di queste aree desertiche. Infatti questo è veramente un viaggio olfattivo nel deserto, in quelle aree orientali da cui proviene questa fragranza. È una fragranza fortemente virile, fortemente affascinante, che incuriosisce sicuramente le persone che sono intorno a voi.
È un profumo nobile, un profumo unico, una fragranza molto molto profonda, una fragranza non da tutti i giorni, non per tutti, non per tutte le occasioni, veramente molto molto elegante, raffinata, ma allo stesso tempo di una diciamo particolarità incredibile. È un profumo estremamente costoso perché stiamo parlando di 300 euro per un 100 ml, ma è veramente una di quelle fragranze di cui tutti noi dovremmo almeno sentirla una volta, poi volerla o non volerla in collezione è un altro discorso, ma veramente un forte viaggio evocativo perché a tutte quelle persone a cui piace la nota di iris lavorata in questa maniera, in maniera veramente eccellente, in qualità delle materie prime incredibile, è veramente una fragranza da sentire assolutamente. Allora, è un iris profondo, scuro, accompagnato da queste note di cuoio, da note di patchouli, l'oud, l'incenso, quindi abbiamo una fragranza anche abbastanza fumosa, ma diciamo lavorata con questo iris che smorza tutta la parte molto molto strong dell'interlude classico per rilavorarlo in una maniera tale da essere indossabile anche dalle persone che interlude classico non lo amano tantissimo come me, ma per la sua estrema potenza, particolarità, per la sua profondità estrema. È una fragranza, ragazzi, che vi accompagna in un viaggio olfattivo veramente incredibile, veramente di una qualità eccellente, un profumo buonissimo. Per tutti gli amanti appunto dell'iris è sicuramente una fragranza da provare, la qualità delle materie prime, ve l'ho detto, è veramente eccellente, è un profumo che sicuramente rientra nella fascia luxury perché costa veramente tanto, ma è veramente un viaggio, è una fragranza estremamente scura, profonda, una fragranza dark dai connotati molto particolari, non si sente in giro tutti i giorni, molto molto particolare, raffinata, elegante, una fragranza veramente da sceicco, se così vogliamo dire. La durata ovviamente è fantastica sulla pelle, sui vestiti, che ve lo dico a fare, è veramente molto concentrata a livello di oli essenziali all'interno, è un profumo che vi fa viaggiare, io personalmente lo adoro tantissimo, per questo vi consiglio di provarlo perché è veramente molto molto buono, un profumo scuro, dark, profondo, polveroso, ma non come nelle fragranze all'iris classiche. Qui abbiamo un iris rilavorato veramente molto bene, con note molto molto scure, legnose, fumose, di oud, incenso, mirra, olibano. Abbiamo tutto un mix di fragranze che si mescolano veramente in maniera egregia a questo iris per essere una fragranza dall'animo scuro, ma allo stesso tempo molto raffinato, molto intrigante, veramente veramente un'ottima fragranza da provare assolutamente. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, nel caso commentatelo e lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al canale. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video.